noi sappiamo che all'origine filosofia e scienza, se noi con scienza traduciamo il greco episteme, non vi è alcuna differenza. Nel pensiero classico, filosofia ed episteme sono perfettamente sinonimi. Ma così sostanzialmente continuano a valere la cosa fino ai grandi classici del razionalismo moderno. La crisi si determina nella seconda metà dell'Ottocento da una parte e dall'altra, perché come dice Hegel, a sentir parlare di metafisica la gente fugga come davanti a un appestato, lo dice Hegel, no? Questo lo dicono tutti i filosofi della crisi, lo dice. Di fronte alla metafisica come un appestato fuggono Kierkegaard, fuggono Nietzsche, fugge Heidegger, fuggono tutti. Cioè ce l'hanno tutti con questo termine metafisica, scienziati e filosofi. Questo è curioso e dovrebbe fare di per sé riflettere sulla pertinenza di queste distinzioni o peggio separazioni del tutto astratte. In origine non vi è alcuna separazione. Metafisica è un termine tra i più equivocati, tra i più incompresi. Metafisica è un termine che viene introdotto nel discorso filosofico dopo sostanzialmente il pensiero classico. Prima vi è filosofia ed episteme, non vi è metafisica. Viene introdotto dopo unicamente per indicare quei libri del grande lascito aristotelico che nell'ordinamento vengono pubblicati, diciamo così, dopo i libri dedicati alla fisica. Quindi fisica e metafisica sono del tutto inseparabili nel pensiero aristotelico, del tutto. Si tratta di una distinzione puramente di comodo, come la distinzione tra i capitoli di un libro. Ma il libro è unico, fisica-metafisica, fisica e metafisica. Fisica e quei capitoli della fisica che completano l'indagine fatta nei libri della fisica. Perché? Perché i libri della fisica spiegano o cercano di spiegare, scire per causas, le ragioni del movimento, della motilità degli enti. E i libri metafisici sono quelli che spiegano i principi in base ai quali io predico l'ente, ma non solo predico l'ente, perché è indistinguibile l'aspetto gnoseologico da quello ontologico, ma spiego anche la causa fondamentale, le cause, diciamo meglio, fondamentali della motilità degli enti, che era il tema dei libri della fisica. Quindi assoluta inseparabilità. Poi si può discutere quale sia il libro più filosofico di Aristotele, se la fisica, come dice per esempio Heidegger, o la metafisica. Ma fatto sta che fisica e metafisica sono momenti di una esposizione assolutamente unitaria. Ma vorrei provocare dicendo che questo, secondo me, vale per tutto il pensiero anche precedente. Vi è una lettura che forse è dovuta anche in parte a Platone, del tutto logica della grande dottrina parmenidea, no? Del tremendo Parmenide. Una lettura in chiave del tutto logica dell'essere parmenideo. A me pare una lettura del tutto assurda. Primo perché il libro di Parmenide, guarda caso, si intitolava Perifiseos, e quindi riguardava la physis, qualunque sia il concetto che noi abbiamo di physis, riguardava la physis, quella che noi non abbiamo altro modo di tradurre se non con natura. Ma poi perché qual è il soggetto di quel è che non può non essere
di cui è proibito dire non è, qual è quell'è, il soggetto di quell'è che è indistruttibile, che è eterno, che è infinito? Qual è il soggetto di quell'è se non la physis? Può essere il soggetto di quell'è l'ente finito determinato, come per esempio intende Severino? Cioè è e non può non essere ogni essente. Duro da interpretare così, mentre del tutto logico pensare in assoluta coerenza con tutto il pensiero precedente, Anassimandro in particolare, ma anche Eraclito, che ciò che è eterno, indistruttibile, che non è nato né può perire, è la natura, è physis. Naturalmente vi è anche un aspetto logico di questo discorso, certamente, ma indissolubilmente legato all'aspetto ontologico. Vi è, cioè, e qui siamo di nuovo ad Aristotele, una ontologia che si lega strettamente ad una gnoseologia, o meglio, diciamo, come noi diremmo, ad una logica, certo. Cioè, che cosa compie la metafisica? La metafisica definisce i principi in base ai quali il mio discorso è, diremmo oggi, consistente, cioè non contraddittorio, qualunque discorso, in qualunque campo, e insieme i principi in base ai quali l'è dell'essente è predicabile. Dimensione logica e dimensione ontologica strettamente connessi. Senza un discorso che sia fondato su principi tali da renderlo consistenti, e essenzialmente questo principio per Aristotele è il principio di identità e di non contraddizione, da cui derivano altri, ma il nucleo fondamentale, il nocciolo è quello, in base a questi principi metafisici, perché sono i principi in base ai quali io predico l'ente, ma nello stesso tempo è l'ente stesso che non può essere altro da ciò che è. E quindi, di nuovo, come per Parmenide, a mio avviso, la dimensione logica e la dimensione ontologica vengono a connettersi. Problematicamente, certo, a questo punto dovremmo entrare nel merito di tutti i problemi, le questioni, le aporie anche che questa prospettiva solleva, e non abbiamo certamente il tempo, però il metodo, la strada che si percorre è questa. Quindi metafisica come, diciamo pure in modo diretto, quella parte della fisica che riguarda i principi in base ai quali io riesco a predicare in modo non contraddittorio l'essenza dell'ente. Che cosa determina, che cosa può rende inevitabile lo sviluppo di questa, diciamola con Socrate, navigazione? Qui siamo a una prima o seconda navigazione. La prima, possiamo dire, è propriamente quella in cui io, usiamo il bel termine filosofico che è anche della scienza, di tutta la vera scienza, in cui io mi meraviglio dell'ente, perché senza questo primo momento di meraviglia, di stupore che suscita l'indagine e la ricerca, non vi è né filosofo né scienziato. Vi è soltanto uno storico della scienza o della filosofia, vi è soltanto un erudito, ma non vi è invenzione né scientifica né filosofica né artistica né niente, no? Quindi la meraviglia, nel senso pieno, vero, che avevano i classici di questo termine. La prima meraviglia che vi è physis, che noi siamo nella physis e parte della physis, natura. Seconda meraviglia, che possiamo predicare questa natura, che possiamo cercare di dire che cosa è questa natura. La meraviglia, l'epinomide di Platone, la prima meraviglia che l'ente è, la seconda meraviglia, ma guarda, questo ente si struttura secondo forme, ma guarda un po', questo ente si struttura secondo numeri, il pitagorismo di Platone, da cui nasce tutta la scienza classica.
Questo, quindi la seconda meraviglia questa, quindi la meraviglia metafisica. E poi, però, quasi inevitabilmente sorge una domanda che comporta una nuova navigazione, Socrate. Ma chi è costui che legifera, diremmo con termini moderni? Chi è costui che predica? Chi è costui che in base a numeri stabilisce leggi della natura? Chi è costui? Chi è questo soggetto? Costui che sembra davvero essere il soggetto, cioè l'ipokeimenon, cioè quello che sta sotto e determina la possibilità di questa predicazione, che sulla base di principi logici dice che cos'è l'ente, logica, ontologia. Questa è una terza navigazione, chiaramente. La possiamo fare, si chiede Socrate, semplicemente da fisiologi? Possiamo compiere questa ulteriore navigazione semplicemente da fisiologi, da coloro che hanno un logos della natura, cioè da coloro logos, da coloro che trovano i rapporti, le relazioni che determinano la natura? Questo è il logos. Il logos non è un dire qualsiasi, il logos è dire in base a logica, il logos è dire in base logos, al rapporto, alla relazione. Logos è dire in base a una misura, a un metro. Questo è il logos. Se no è chiacchiera, non è logos. Allora, ma chi è questo soggetto dotato di logos? E questa è una terza navigazione ulteriore, che comporta un'apertura, certo. Chiamiamola metafisica, ma è un'apertura che deriva da quella fisica e metafisica di cui prima ho parlato. Una inevitabile apertura, perché questa domanda nasce spontanea a un interrogante, a uno che ha la meraviglia per l'interrogazione, nasce spontanea, inevitabile. E questo soggetto, vediamo subito, che non è soltanto il soggetto che calcola e misura, è il soggetto pratico, prassi, nel senso classico del termine, prassi. Nel linguaggio classico si intende per prassi quella forma del fare che ha a che fare con la polis. Prassi ha un significato tecnico nella filosofia classica. Prassi ha a che fare con il fare la polis. Fare la polis mi provoca dei problemini un po' diversi da quelli di cercare scire per causas le cause dell'essente. Un po' diversi da quelli che ho indagato finora dal punto di vista logico e ontologico. Mi pone dei problemi che riguardano la politica, mi pone dei problemi che riguardano la giustizia, ammesso e non concesso che la politica abbia a che fare con la giustizia. Mi apre un'infinità di problemi, devo definire che cosa sia polis. Non mi basta dire che l'uomo è quell'animale dotato di logos, che è capace di quel logos di cui ho detto. Ma devo anche capire se l'uomo è anche un animale, quell'animale capace di polis. Non è la stessa cosa. Il problema si apre, si complica. Possiamo chiamare, la butto lì inizialmente, filosofia, la traccia di questa apertura ulteriore, ma ripeto, apertura rispetto ai problemi che ho detto prima, non adesso si apre un'altra scena, adesso è un altro film, perché questo provoca una scissione del pensiero, provoca una sorta di schizofrenia del pensiero. Invece i problemi sono concatenati, vi è un diaporein, uno sviluppo dell'aporia, si sviluppa l'aporia, e lo scienziato e il filosofo sono appunto diaporetici per eccellenza, sviluppano l'aporia. Quando si trovano che la strada manca davanti a loro, chiedono ulteriormente, cercano di dire ancora, sentono la necessità di continuare a dire, cioè a sviluppare il problema. La filosofia metafisica, nel senso che ho detto, come il tentativo di vedere, di individuare i principi logici
che ci permettono la predicazione dell'ente e di individuare in base a questi e con questi, perché meta in greco, state attenti, meta in greco, non ha significato soltanto di al di là. Se voi andate adesso in Grecia e gli chiedete qualcosa con il latte, dite metà, con, meta in greco, anche il significato del con. Metafisica è sì quei principi che individuiamo oltre la fisica, ma nel senso che ho detto, ma anche con la fisica, dentro l'indagine fisica, quei principi non stanno in un altro mondo, stanno nel lavoro concreto, diciamo così, del fisico, dello scienziato, che indaga appunto physis, la natura.